Siamo con Riccardo Liso, preside dell'Istituto Tecnico Agrario. Preside, dalla paura di poter, diciamo, non avere le prime classi del prossimo anno, ovviamente adesso alle iscrizioni. Certamente abbiamo attraversato un momento di fibrillazione, si è creato un cortocircuito dal quale sono sicuro che ne usciremo vincitori, nel senso che avremo le iscrizioni delle prime classi che confermeranno già il trend positivo che si è verificato lo scorso anno, che ci ha portati a praticamente ad avere tre prime classi, e quest'anno speriamo di confermare e, perché no, anche superare le tre classi. Quanto importante è l'influenza di un istituto tecnico agrario in un territorio in cui, insomma, l'agricoltura è ovviamente parte essenziale? Certamente noi siamo presenti in un territorio anche della provincia di Barletta-Andria-Trani in cui l'agroalimentare, l'agroindustria è il settore trainante. Proprio in questo momento noi abbiamo la necessità proprio di rilanciare quelle che sono le nostre produzioni, e il nostro olio, che è un prodotto di eccellenza, e quindi il tecnico agrario, il perito agrario o il diplomato in agraria, agroindustriale e agroalimentare, come si dovrà definire a seguito della riforma, sarà un punto di riferimento per tutti quegli imprenditori agricoli che necessariamente dovranno far fronte all'innovazione tecnologica, e quindi per portare sui mercati un prodotto sempre migliore. Quali le caratteristiche didattico-formative di un istituto che è ultracentenario ma che continua, insomma, a sfornare ottime professionalità? Il nostro piano curriculare prevede una sventagliata di materie che formano il tecnico che può interagire per quelle che sono le problematiche aziendali. Nel nostro piano di studi ci sono materie quali le produzioni vegetali, le produzioni animali, perché anche l'allevamento zootecnico è in parte importante. Non dimentichiamo che Andria è conosciuta anche per le mozzarelle, quindi tutto il settore lattiero-caseario, e il perito agrario è abilitato anche all'allevamento, a condurre, quindi a preoccuparsi di quelle che sono le problematiche delle aziende zootecniche. Materie anche quali la patologia, tutte le problematiche entomologiche, agronomiche, fitoiatriche, in particolar modo il perito agrario, il tecnico agrario deve essere in grado di fornire quelle che sono le ricette per una giusta quantità, un giusto dosaggio della scelta dei trattamenti antiparassitari. Il territorio come sta rispondendo ovviamente a questa, diciamo, novità, e quindi ovviamente alle iscrizioni per le prime classi? E come le dicevo prima, il trend positivo dello scorso anno significa che il territorio sta prendendo sempre più coscienza della necessità di affidarsi a tecnici, cioè non è più possibile nelle aziende agrarie fare tutto, specialmente le nostre aziende, che sostanzialmente non sono delle grandi aziende ma sono delle piccole o medie aziende. È necessario avere un punto di riferimento tecnico che possa, da un punto di vista proprio, mi ripeto, tecnico, possa valutare i diversi interventi da porre in essere per una giusta coltivazione. Un ultimo piccolo appello per ovviamente famiglie e ragazzi. L'appello che voglio rivolgere agli andriesi in particolar modo, ma anche a tutti gli altri comuni che ci mandano da anni, penso a Bisceglie, penso a Trani, penso a Barletta, a Minervino, negli anni scorsi, nei decenni scorsi abbiamo avuto anche studenti fuori regione, dalla Basilicata, avevamo studenti dalla Basilicata, da sud di Bari. Io in particolar modo mi rivolgo agli andriesi affinché possano venire a vedere quello che effettivamente facciamo. Molto spesso siamo più conosciuti fuori Andria che non ad Andria, quindi aspetto con fiducia di avere anche quest'anno un risultato positivo dalle iscrizioni.